Buonasera a tutti e benvenuti alla settima puntata di Versilia Football Planet Firenze. Nel calcio attuale conta di più il talento o la tattica? Questo è il titolo dell'appuntamento di questa sera. Vado subito a presentare i nostri gentili ospiti, iniziando da Marco Calamari, che è l'ideatore e l'organizzatore appunto di Versilia Football Planet. Entreremo chiaramente nello specifico di che cos'è questo format interessante che ormai da anni porta avanti appunto in giro per l'Italia. E poi Massimo Guidi, giornalista del Tirreno. Buonasera, che tra l'altro noi definiamo il Rino Tommasi della nostra squadra. Un onore. È un onore. Tu sei un grande appassionato di Rino Tommasi. Rino Tommasi è un maestro. Allora, io inizierei intanto a ricordare che siamo per collegarci con due grandi giocatori, più esattamente con Moreno Roggi e Raldo Pecci. Vediamo se la linea l'abbiamo perfetta. Allora, intanto ci colleghiamo con Moreno Roggi. Ci sei, Moreno? Sì, ci sono, mi sento bene. Molto bene, grazie. E poi sentiamo se abbiamo in audio l'altro grande ex Viola, tra le tante cose, è bene precisarlo. Sì. Come? Sì, e sono informato anch'io. Scusa. Ecco, no, Marco mi stava redarguendo, ma che ha giocato nella Fiorentina, certo. Ed è il nostro Eraldo Pecci. Ciao Eraldo! Ciao ragazzi, buonasera. Molto bene. Allora, stiamo andando in diretta dal Ciocco e scopriamo quindi in questa bella cartolina queste immagini suggestive. Scopriamo tutte le bellezze, la natura, l'arte e la storia in Alta Toscana, appunto la Garfagnana e la media valle del Serchio, dove si trova questo bellissimo complesso. Un territorio incantevole, racchiuso tra le Alpi Apuane e l'Appennino tosco-emiliano, e solcato dal fiume Serchio, dove si trova appunto la tenuta del Ciocco, con all'interno il Renaissance Tuscany Resort & Spa, brand del gruppo Marriott, 4 stelle, 180 camere, centro congressi. Voglio ricordare che appunto la traduzione letterale in inglese e all'italiano è rinascimento, e siamo proprio in un luogo rinascimentale, nel senso almeno delle strutture alberghiere meravigliose che sono della nuova generazione, veramente. Allora, la prima domanda che vorrei formulare dopo queste immagini suggestive è a Marco Calamari. In due parole, che cos'è Versilia Football Planet? Ma intanto buonasera a tutti. Versilia Football Planet è un format, un evento nato per presentare in una maniera completa il pianeta calcio, rappresentando tutte quelle che possono essere le varie tipologie di gioco che, come dire, abbracciano tutto quello che si fa con i piedi, no? Dal calcetto al beach soccer, al foot volley e a anche ai giochi da tavolo come possono essere il subbuteo o il calcio balilla. Per cui l'idea è stata quella di mettere insieme un evento che potesse avvicinare tutto quello che è un mondo a 360 gradi amante del calcio. Il tutto però con un obiettivo, quello di creare anche un contatto con personaggi di rilievo, personaggi che avessero dei significati, no? nel mondo del pallone, in grado di interfacciarsi con il pubblico della Versilia, con incontri mirati su temi specifici. Tutto questo quest'anno l'abbiamo dovuto in un qualche modo stoppare, causa le vicende che conosciamo. Essendo però sempre degli ottimisti, positivi e costruttivi, abbiamo pensato con i miei collaboratori di creare delle attività che potessero abbracciare il mondo online e anche quello televisivo, per cui creare un attivismo che permettesse di continuare di tenere alti i significati dell'evento, ovvero rappresentare il calcio per quello che vuole essere il suo bello, i significati più alti da un punto di vista dello spirito, ma poi che vanno anche a misurarsi con le cose poi più concrete. E televisivamente un partner come Noi TV, che ha appoggiato quest'idea, ci ha fornito la possibilità di avere un palcoscenico tutti i lunedì nel periodo estivo, per poter incontrare non con il pubblico in passeggiata al Lido di Camaiore in Versilia, ma incontrare il pubblico mediante
Il canale televisivo. Ecco, Marco Calamari, voglio anche ricordare, ha a che fare con il calcio, perché primo è stato anche presidente di una squadra di calcio, il Viareggio, e poi tra l'altro ha avuto grandissime esperienze proprio all'interno di questa struttura che è il Ciocco, perché ha accompagnato per esempio nei mondiali 90 la squadra dell'Unione Sovietica, vero? L'ultima nazionale sovietica, sì, io avevo più incarichi in quel periodo, sono stato l'attaché della nazionale sovietica, ero nell'ambito anche della direzione sportiva di Italia 90 e insieme alla struttura, la struttura del Ciocco, abbiamo portato avanti una collaborazione che era partita anni prima e che aveva raggiunto con quell'evento che era il top dal punto di vista calcistico, un momento di incontro che andava anche oltre l'aspetto sportivo, perché comunque si parlava di glasnost, perestroika, per cui poi è il Ciocco, molto importante. Il Ciocco, questa struttura, tra l'altro fin dagli anni 60 ha ospitato la preparazione di squadre prestigiose di Serie A, di Serie B, e è stata addirittura nel periodo anni 80 anche la sede del mercato della Serie B. Bene, detto questo però andiamo a scoprire con l'ausilio dell'angolo di Roy Lepore i nostri due personaggi, i nostri due ospiti, grazie al nostro Roy Lepore. Un saluto a tutti gli amici di Versilia, Football Planet e Friend da Roy Lepore. Eraldo Pecci e Moreno Roggi sono stati due interpreti importanti del calcio italiano della metà degli anni 70 in avanti, protagonisti su versanti opposti della finale della Coppa Carnevale di Viareggio nel 1973 con le maglie del Bologna e della Fiorentina. Hanno poi portato la loro voglia di emergere, il vigore, il temperamento sui campi anche della Serie A, e indossando la maglia azzurra dove era impegnata la nazionale maggiore e quelle giovanili. In campo sempre dando il massimo, fino a quando nel caso di Moreno Roggi la sfortuna non si è messa di mezzo, costringendolo ad una prematura fine della carriera, ma il calcio è rimasto la sua vita e il suo lavoro svolto con grande professionalità. Idem per Pecci, che con senso euclideo del gioco, come avrebbe detto il sommo Gianni Brera, ovunque è andato ha dispensato un calcio fatto di geometria e di sostanza. Anni dopo, eccoci qua ancora a parlare come è cambiato il pallone, se in meglio se nel tempo sono emerse delle storture che hanno finito per allontanare una parte del pubblico, oppure se lo stesso pubblico non riesce più a gioire come una volta perché il pallone è diventato troppo condizionato dalla televisione. Grazie Roy. Allora, prima di formulare la domanda, ribadisco il titolo dell'appuntamento di quest'oggi di Versilia Football Planet Friends. Nel calcio attuale conta di più il talento o la tattica? Beh, prendo spunto dal risultato della finale di Champions League di ieri, perché effettivamente forse la tattica ha avuto il sopravvento sul talento, visto che ha vinto il Bayern strutturato più di squadra e magari il Paris Saint-Germain invece con grandi talenti che però non sono riusciti a concretizzare il risultato. Intanto la prima considerazione vorrei che ce la facesse proprio Moreno Roggi su questa mia domanda. Prego Moreno. Intanto vi saluto tutti e saluto Pecci, che spero che sia tornato dalle vacanze, perché lui fa sempre in scooter, tranquillo, abbia fatto un meraviglioso viaggio. Parlando di calcio invece posso dire che secondo me il talento è sempre prioritario rispetto alla tattica. La tattica è data dall'allenatore e il talento è dato dai giocatori. Più giocatori di talento hai, più metti nella condizione l'allenatore di guidarti nel migliore dei modi, ma senza giocatori di talento non vai molto lontano, ma questa è la mia modestissima opinione. Sentiamo Eraldo. Non c'è dubbio, intanto saluto anch'io Moreno, grazie mille, piacere rivedervi. Allora ragazzi, si parla molto di tattica, no? Di questi giochi nuovi, ma alla fine vince sempre il Bayern, il Real, il Barcellona, il Manchester, la Juve, perché hanno i giocatori più giovani. Il PSG obiettivamente è una stortura, perché è il calcio francese, un campionato che non è a livello degli altri, questi qui lo vincono tutti gli anni tranquillamente.
però diciamo che non è allenante come può essere il campionato spagnolo, il campionato inglese, il campionato italiano. E comunque non basta vincere una volta per fare di quello una regola, voglio dire. La differenza lo fanno i giocatori. Chi pensa di poter ingabbiare, a mio avviso, un gioco bello come il calcio dentro degli schemi, è fuori strada ed è uno che ha paura della bellezza, secondo me, perché nasce da sempre in una favela, uno come Garincia, uno come Maradona in una famosa favela che va al di là della logica, ed è quello il calcio, la bellezza del calcio è quella. Non sono i tiki tiki, tiki tok, tiki tiki, sempre di traverso, la bellezza del calcio sono questi campioni. Grazie Eraldo, grazie Moreno. Prima dello spazio pubblicitario vorrei un commento da parte di Massimo Guidi su queste considerazioni, prego. Più che un commento, volevo fare una domanda a tutti e due. Buonasera a tutti e due. Io vi ho visto giocare per la prima volta nel 73, nella famosa finale che diceva Roy Lepore della Coppa Carnevale. Abbiamo vinto noi della Viola, gol del mio amico Paolo Rosi, e sono molto contento. Ecco, la domanda è questa: parlando di talenti, ieri sera Neymar e Mbappé hanno, diciamo, inciso il giusto. Allora la domanda che voglio fare è questa: merito del Bayern che ha saputo ingabbiare questi due talenti, oppure questi due giocatori sono un po' sopravvalutati e magari in certe occasioni, come si diceva una volta, se la fanno sotto? Moreno. Ma io direi che il Bayern, intanto vi saluto, hai dei buoni ricordi, sono tempi magici, quindi mi fa piacere che tu te li ricordi. Però volevo dire che secondo me è vero, lì hanno questi Mbappé, Neymar e anche qualcun altro, però il Bayern ha una squadra di talenti, a partire dal portiere Neuer, che è un ruolo importante, Lewandowski, Thiago Alcantara, Coman, che sono dei talenti che a volte vengono fuori. Era al Paris Saint-Germain, l'ha preso la Juventus, non è che non se ne sono accorti, ma ogni stagione dà i suoi frutti. Evidentemente non era una stagione che faceva vedere che questo poteva essere un grande talento, anche se i tecnici dovrebbero vederlo quando ce l'hanno a disposizione. È venuto fuori e ha vinto con un suo gol il Bayern la Coppa dei Campioni. Il Bayern ha una squadra di talenti e il Paris Saint-Germain c'ha qualche talento nella squadra. In un campionato, come diceva giustamente Pecci, Eraldo, che non è un banco di prova importantissimo e molto temprante per il calcio europeo. Invece il calcio tedesco è un calcio altamente propositivo. Di Eraldo e poi lo spazio pubblicitario. Eraldo, prego. Sì, ma voglio dire, i talenti del Paris Saint-Germain comunque sono arrivati secondi, comunque sono arrivati, per cui teniamo presente anche questo. Io ricordo che abbiamo un piccolo problema. Allora, ci fermiamo qui per qualche istante, cerchiamo di recuperare la linea con Eraldo Pecci, via la pubblicità, dopo. Riprendiamo in diretta Versilia Football Planet Firenze, più esattamente dalla tenuta del Ciocco e più esattamente dalla Valle del Serchio, bene precisarlo e sottolinearlo. Bene, allora recuperiamo Eraldo Pecci, ce l'abbiamo ancora in linea, perfetto, e quindi attendiamo il suo contributo alla domanda che avevamo formulato all'inizio anche a Monero. Eraldo, ci sei? Io vi sento, voi mi sentite? Benissimo, vai tranquillo. Niente, voglio dire che non è che ogni giudizio totale è un motivo, sì, per tutte le grandi squadre, quando vince una partita una squadra è una sorpresa, è il motivo che hanno i grandi una volta è reale, a volte vince. Abbiamo dei problemi, purtroppo Eraldo, forse se ti puoi leggermente spostare, può darsi tu sia in una posizione nella quale non c'è una copertura sufficiente, quindi torniamo un attimino. Io sono qui. Ora va bene, dai, rimani in quella posizione. Vai ora.
Posso respirare? Posso fare? Ragazzi, sono discorsi che su calcio si fanno spesso, no? La realtà è, se purtroppo è questa, che la differenza la fanno i giocatori. Tu non puoi ingabbiare un gioco come questo in uno schema, in un movimento. È chiaro che la squadra deve essere organizzata, ma vuol dire che ognuno va in campo e fa quello che gli pare. Però la differenza la fanno quelli che saltano l'uomo, quelli che sono capaci a trattare la palla con una certa, come dire, confidenza, perché se tu è inutile che corri, se non hai confidenza con la testa, alla fine fai 0-0. Allora, quindi mi sembra di capire che siete d'accordo sul concetto che il talento quindi è più importante della tattica. Intanto abbiamo dato una risposta alla domanda che poi era il tema di questo appuntamento. Per stimolarvi tutti e due inizierei nuovamente questa volta da Eraldo e poi da Moreno. Potrà esistere nel terzo millennio in Italia una squadra come il Verona o come il Cagliari che possa vincere uno scudetto? Eraldo. Le distanze si sono ulteriormente allargate, i ricchi poveri sono sempre più poveri. Allora, quindi, se tu ti ricordi, è stata tutta la carriera a Firenze, la carriera a Napoli, Bulgaria, era Bologna, non sarebbe possibile. Poi c'è stata tutta la carriera a Torino, poi ci sono comprato Graziani, gli altri giocatori, e cioè, è nato anche un Torino. Oggi purtroppo i piccoli club non se li possono più permettere, questi giocatori. Quindi Eraldo non crede in un miracolo di una squadra di seconda fascia. Sentiamo Moreno Roggi. Prego Moreno, a questa domanda rispondi. Giustamente, come diceva Eraldo, i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, e quindi si possono permettere sempre meno grandi giocatori, e quando nascono nel loro settore giovanile gli ingaggi che gli vengono proposti dalle altre squadre sono improponibili per loro, e quindi perdono anche quelli che fanno in casa. Però c'è da dire che il calcio inglese potrebbe insegnare che il miracolo ci può sempre stare. Ultimamente Leicester di Ranieri lo ha insegnato, ma c'è una suddivisione lì degli diritti televisivi che ormai sono la fonte principale degli incassi delle squadre. C'è una distribuzione più equa tra il più ricco e il più povero, per cui può succedere che anche una squadra come il Leicester possa vincere una volta ogni tanto, chiaramente, che il miracolo possa avvenire. E se viene fatto questa distribuzione anche in Italia, c'è possibilità di rivedere una Fiorentina, un Cagliari, un Verona di una volta. Anche se abbiamo visto una meravigliosa Atalanta, vero Massimo? Sì, l'Atalanta, appunto, parliamo di organizzazione di squadra, anche se poi ha dei talenti, no? Come Ilicic, come Gomez, come Zapata, come altri. Ecco, la domanda che volevo fare però a sia Moreno che Eraldo è questa: a vostro avviso, così, quali sono i 2-3 migliori talenti del calcio europeo in questo momento? Iniziamo da Eraldo. Una precisazione. Mi sentite? Sì, prego. Intanto preciso una cosa, che mi sentite? Pronto? Vai avanti. No, intanto preciso una cosa, che se giochi a Bergamo, voglio dire, o giochi in provincia, se fai una partita bene, una male, una così va bene. Se vai in città, se vai alla Juve, se vai all'Inter, non puoi perdere una partita palesana e un'altra, per cui è più facile giocare nelle provinciali e avere dei consensi, però vincere è un'altra cosa. Vincere c'è un percorso diverso, per vincere domenica, tutte le domeniche, e va al di là dell'entusiasmo del momento o della novità, come è stata l'Atalanta quest'anno. Per quello che riguarda i talenti in Europa, io credo che in tutte le epoche ci siano dei buoni giocatori, ma onestamente sono preoccupato per due cose. Uno, che danno tutti la palla indietro e nessuno salta l'uomo. Due, che gli arbitri, secondo me, si sono impossessati di un gioco attraverso sbagliato, che fa sì che ci allontana un po' la gente dallo stadio, e questo mi preoccupa di più che non
il primo punto che ho fatto, perché i giocatori bravi ne nasceranno, poi arriveranno i giocatori come Klopp che vanno in profondità invece di andare di traverso, per cui ci saranno sempre delle variazioni. Però questo fatto di questi arbitri che si stanno impossessando tramite, attraverso un regolamento sbagliato, un regolamento che non ha senso, questo mi preoccupa un po'. Adesso il parere di Moreno Roggi a questa domanda che ha formulato Massimo Guidi. Ma io invece di andare in assoluti nell'orto di casa, diciamo, e che poi è un orto importante anche a livello europeo, perché il calcio italiano e la Fiorentina sono importanti a livello europeo, secondo me. La Fiorentina ha sempre portato avanti un discorso di settore giovanile che ha dato sempre dei grandi frutti. E in questo momento, riprendendo il discorso di Eraldo, dove dobbiamo dare più spazio a quei giocatori che saltano l'uomo, che danno fantasia, che danno profondità, che vanno per dritto e non vanno per traverso, io credo che Castrovilli e Chiesa siano due grandi talenti che possono veramente fare la storia a livello di calcio italiano. Bene, siamo sempre qui al Renaissance Tuscany Resort e Spa, naturalmente del gruppo Marriott, e vorrei a questo punto un parere anche sul nostro arbitro di calcio Orsato, che ha arbitrato la partita proprio ieri della finale di Champions League. Fra l'altro mi sembra che si siano contati 29 falli. Un parere di Massimo Guidi, che tra l'altro è un esperto in materia. No, io direi mi è sembrata una buona direzione. Ci sono stati un paio di episodi dubbi che poi io onestamente non ho visto i programmi successivi, non l'hanno fatto rivedere alla Moviola, c'erano stati un paio di episodi dubbi, uno per parte, però mi sembra che la direzione di Orsato sia stata impeccabile, autorevole, quantomeno autorevole. Ecco, la domanda che poi volevo fare sempre a tutti e due, no? Io vedo con curiosità gli allenatori, no? O i loro assistenti con queste lavagnette in mano che girano le pagine, che li fanno vedere 26 schemi, no? Al di là che non so se possono fare della confusione o possono veramente aiutare i giocatori, ai vostri tempi questa cosa non esisteva. Ecco, cosa vi dicevano ai vostri tempi gli allenatori e cosa dicono ora mentre fanno vedere gli schemi sulla lavagna? E secondo voi, ecco, i giocatori riescono ad avere un'attenzione in quel momento quando c'è la scarica di adrenalina che sto per entrare in campo? Sentiamo Moreno. Ma i tempi cambiano, le rose sono diverse, le partite sono numericamente molto superiori a prima. Il campionato era 30 partite e quindi c'era bisogno di una rosa abbastanza ristretta. Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, vai tranquillamente, vai. C'era bisogno di una rosa abbastanza ristretta, perché anche la panchina era molto più corta. Con una rosa di 18-20 giocatori eri a posto. Viceversa, adesso le partite diventano quasi il doppio quando arrivi in fondo alla stagione, quindi ci vogliono molti più giocatori, addirittura 30 giocatori, quindi ci vogliono sicuramente molti più collaboratori, bisogna organizzare meglio il lavoro, soprattutto quello settimanale. Certo è che anche nel cambio gestionale delle partite, dei campionati, eccetera, sempre, secondo me, la prerogativa più importante di un allenatore è la psicologia, è l'entrare dentro la testa del giocatore e farlo rendere al 100% sempre in qualsiasi momento, perché con la propria personalità riesce a captarne le sue doti, il suo modo di essere, il suo modo di fare. Questa è la dote più importante che ha un allenatore, e l'errore che viene fatto in questo periodo, in questi tempi, è che spesso l'allenatore non allena la squadra che viene allenata dal preparatore atletico e da quello e da quell'altro.
la squadra deve essere allenata in prima persona dall'allenatore, con l'ausilio degli altri, ma non dagli altri con la supervisione dell'allenatore. Bene, grazie Moreno. Sentiamo la risposta di Eraldo Pecci alla domanda di Massimo Guidi. Prego, Eraldo. Ma io credo che l'allenatore possa dare una mano ai bambini, possa dare una mano a delle squadre che giocano in dilettanti con molti problemi, con molti difetti, con molti limiti, perché credo che se fai vedere la lavagna a Ronaldo, non credo che l'abbia mai guardata la lavagna a Ronaldo o Dybala, voglio dire. È più determinante la mamma di Ronaldo e la mamma di Dybala degli schemi che gli fa vedere sulla lavagna. Ma detto questo, mi fa ridere quando già si parla, c'è quello che prepara i portieri, quello che prepara le difese, quello che prepara i calci d'angolo, quello che prepara le punizioni, quello che prepara gli schemi a favore, quelli contro, chi prepara il centrocampo. Poi comincia la partita, cross, testa di questo, gol. Ma voglio dire, cosa abbiamo fatto tutta la settimana? Ma si è distratto lo stopper, perché la sostanza è che ci vuole lo stopper buono, la sostanza è sempre questa, te puoi mettere 50 allenare, c'hai lo stopper scarso, prendi gol. Perfetto, analisi secca e precisa di Eraldo. Allora, io vorrei tornare un attimino a parlare con Marco Calamari, perché lo teniamo qui fermo, l'organizzatore. Posso permettermi? Prego, prego. Moreno, dimmi. Scusatemi, ma diciamo l'argomento dell'allenatore con Eraldo mi mette nella condizione di fare io una domanda a Eraldo, che è questa: noi abbiamo avuto da ragazzini un allenatore, abbiamo avuto diversi allenatori, ma uno l'abbiamo avuto tutti e due, lui nel Torino, io nella Fiorentina, che si chiamava Gigi Radice. Secondo me, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista di personalità, influiva molto sulla squadra e vorrei, almeno per quanto mi riguarda, nella mia Fiorentina era un condottiero che noi seguivamo e davamo il 200% e lo facevamo per lui anche, non solo per noi, perché credevamo nei suoi insegnamenti, credevamo in tutto quello che ci diceva, in tutto quello che ci faceva fare. Vorrei capire se anche per Eraldo ha vissuto questo tipo di approccio con Gigi Radice. Sentiamo Eraldo. Guarda, Gigi Radice è un grande, gli voglio un gran bene, riconosco la sua grande capacità di fare allenatore, però Moreno avevamo 20 anni, 18 anni, 19, cioè io te l'ho già detto, a mio avviso con i ragazzi, quando uno è giovane l'allenatore gli può dare una mano a crescere, quando uno è un giocatore già affermato, già fatto vuol dire 25, 30 anni, che ha già le sue rotelline nella testa sistemate, l'allenatore... Io non ho mai trovato un allenatore che mi abbia fatto giocare meglio o peggio. Io ho giocato bene per merito mio, ho giocato male per colpa mia, per cui non ho mai avuto questa fortuna. Devo dire che ci sono in un secolo 4-5 momenti in cui un allenatore può incidere un pochino di più, e Gigi è stato questo in Italia, che ha capito per primo come giocavano questo nuovo calcio, questo pressing, questo attaccare l'avversario alla gola, prendere... E questi ritmi alti, e così è stato determinante secondo me in quel periodo, ha portato il calcio nuovo, prima di Sacchi, prima di tutti quanti in Italia. Però ti ripeto, in un secolo ci sono 5 allenatori che possono, 4-5 allenatori, quello dell'Arsenal, Michels, Guardiola, un po' Sacchi, Radice, perché la gran parte, ragazzi, non si inventa niente, cioè tu puoi giocare bene, no? Guardate Sarri per esempio, tu puoi giocare bene in provincia, una volta giochi bene a Empoli, la domenica dopo perdi pazienza, poi i giocatori che non hanno mai fatto delle grandi carriere, come dire, si migliorano, perché c'è da migliorare, voglio dire, ma quando arrivi a parlare con Ronaldo così dice a Ronaldo, devi andare a destra o a sinistra, e lo sa lui, il giocatore lo sa lui quando è ora di tenere la palla, quando è ora di passarla, quando è ora di salvare, quelli che vincono, quelli che si devono salvare una mano li devono dare. Bene, mi sembra che questa disamina sia estremamente interessante, anche se le opinioni sono leggermente diverse fra Moreno e Eraldo. Quello che mi sembra che Eraldo abbia uno spunto interessante è che un allenatore deve avere bravura, carisma, ma è direttamente proporzionale all'età dei giocatori. Un giocatore giovane sicuramente recepirà meglio i messaggi dell'allenatore, un giocatore affermato un po' meno. Ci fermiamo con la pubblicità, più tardi.
Siamo sempre qui presso il Renaissance Tuscany Resort e Spa del gruppo Marriott, sempre all'interno della tenuta del Ciocco, per dare vita a questo settimo appuntamento di Versilia Football Planet Firenze. Allora, a questo punto abbiamo una bella domanda che ci sarà formulata dal nostro Giovanni Lorenzini della Nazione. Andiamo a formularla a tutti e due i nostri carissimi amici che sono in collegamento, più esattamente Moreno Roggi e Eraldo Pecci. Allora, vai Giovanni. Giovanni Lorenzini, una domanda per Eraldo Pecci e per Moreno Roggi. Una domanda molto semplice. Se non si sono mai pentiti nell'arco della loro carriera di non aver fatto l'allenatore, e cosa li ha spinti a scegliere, pur rimanendo nel mondo del calcio, altre attività ugualmente interessanti, però ecco, visto che l'allenatore è un po' il mestiere più prestigioso, se non hanno qualche rimpianto nel passato? Allora, questa volta iniziamo con Eraldo Pecci. Perché non ha mai fatto l'allenatore? Vediamo. Perché non avevo abbastanza passione, perché probabilmente sono figlio del mio pensiero e credo che l'allenatore possa accompagnare, ma non sia determinante. È determinante coi bambini, e poi onestamente non so mediare, e sicuramente se un presidente che fa il presidente mi avesse detto delle cose mi sarei scontrato, un giornalista mi sarei scontrato, perché non so mediare, per guarda, il mio carattere sono un po' spigoloso, non avevo probabilmente neanche abbastanza passione per fare questo mestiere. Bene, sentiamo Moreno Roggi. No, non ho nessun rimpianto, anche perché ho smesso giovanissimo e sono stato attratto subito dalla scrivania, prima facendo 5 anni direttore sportivo e poi dall'84 ho cominciato a fare il procuratore per 30 anni, quindi mi trovavo a mio agio nel non avere neanche tutta la pressione che può avere un allenatore per il risultato, il campo, gli orari. Era una cosa giusta per me, era di fare il procuratore, di fare il manager. Andava bene la scrivania da direttore sportivo, ma faceva poco per me anche quella. Bene, grazie quindi a Eraldo e posso a Moreno. Posso fare un'invasione di campo? Prego, vai Eraldo. Ti squalifichiamo? Perché c'è il compleanno del mio amico, sono maleducato che sono stato più un'ora, stanno facendo la torta. Ah. Vi volevo salutare ricordando che Moreno era un grande ragazzo, a parte che una volta in un Viareggio, quello che prima avete citato, mi marcava, fece una rovesciata, mancò la palla ma prese la mia testa in pieno, però al di là di quello era bravo, prendeva anche la palla spesso. E ricordo infatti una partita con l'Olanda dove Terzini era lui e Rocca, tutti e due purtroppo hanno avuto questi problemi fisici, ma avevano tutti e due un grande futuro. E pensate che quella finale che abbiamo fatto a Viareggio quei tempi, l'arbitro della finale era Concetto Lobello, per dirvi che livello aveva quel torneo. Per me è uno dei ricordi più belli che ho. E appunto ricordo anche che quella squadra della Fiorentina ha giocato in 7-8 in prima squadra, noi del Bologna in 5-6, per cui era un livello eccezionale. Scusate se sono maleducato, ma qualcuno devo esserlo, bisogna che vada dal mio amico. Allora, abbraccio, un bacio Moreno, a presto. Grazie Eraldo, grazie di essere stato con noi, grazie infinite. Allora, Massimo, io direi... Prego. Forza, riallacciandomi al discorso degli allenatori, no? Una volta gli allenatori arrivavano in Serie A dopo aver fatto la cosiddetta gavetta, come ad esempio Radice che aveva iniziato col Monza, oppure che ne so, lo stesso Mazzone che aveva iniziato con l'Ascoli. Adesso l'ultimo esempio è quello di Pirlo, ma ce ne sono stati anche altri, come può essere l'attuale Città Nazionale Mancini. Questa gavetta non viene più fatta. Ecco, te Moreno sei favorevole a lanciare questi ex anche bravi fuori classe come Pirlo, come Mancini, questi ex calciatori subito su una panchina, oppure pensi che la cosiddetta gavetta faccia ancora comodo? Faccia, oltre che curriculum, faccia anche esperienza. Ma che dirti, è una domanda bella, ma la risposta è difficile, perché io sono sempre per la gavetta, nel senso
che uno deve fare esperienza e andare passo dopo passo e per meritocrazia sul campo poi raggiungere determinati obiettivi. Devo dire però che l'esempio di Mancini, l'esempio di Zidane, non dobbiamo dimenticarcelo, in effetti i risultati sono che questi due sono due grandi allenatori senza aver fatto la gavetta. Quindi auguro a Pirlo tutto il bene possibile perché si ritrova ad essere in cima dopo che è stato giocatore e basta, cioè non ha allenato neanche, credo, se non mi sbaglio, neanche i ragazzini, ma probabilmente è una questione anche di carisma, anche e soprattutto di società, perché se tu alle spalle hai una società Società importante che ti importante. guida, che sa fare il suo mestiere di società, è chiaro che per un allenatore diventa molto più semplice, insomma. Forse è di Forse è di questo questo anche anche che che si è si è lamentato lamentato. Conte, anche se non sono d'accordo con lui, perché a questi livelli le cose si risolvono dentro le porte di un ufficio, dentro la stanza, però Moreno. effettivamente. Senti Moreno, in virtù di quello che ti ha chiesto sto Massimo, ma allora Coverciano a che serve? La scuola di Coverciano, ovviamente. Coverciano è contrario a che non vengano presi i patentini, a che l'importante è che Pillo abbia il patentino per poter allenare. Quando ce l'ha, Coverciano non può fare nient'altro. Coverciano ti dà la possibilità di poter allenare, poi se parti dall'alto o dal basso, e mio amico Olivieri non può fare niente, che deve fare? Benissimo. Allora, torniamo un attimino per un istante a aprire una parentesi legata al nostro Marco Calamari, ricordiamolo, ideatore e organizzatore di Versilia Football Planet. Allora, tra le tante cose che ha fatto, ha organizzato tantissimi eventi sportivi, sei spaziato dal rally al motocross, al Ma restiamo al calcio, ciclocross, restiamo rimanendo. al No, no, ma volevo calcio. sottolinearlo. Hai accompagnato anche la nazionale dell'Unione Sovietica all'interno di questa tenuta del Ciocco, che tra l'altro è stata meta di ritiri importanti, il Napoli, la Sampdoria, la Roma, la Fiorentina, tanto per citarne uno, al Newcastle per quanto riguarda Liverpool, per quanto riguarda le squadre straniere. Ci racconti qualcosa quando nei mondiali 90 hai accompagnato, facevi l'attaché en français, come si dice, no? Della nazionale sovietica, prego. Allora, ce ne sarebbero tanti di aneddoti, ma i più non si possono Vabbè, raccontare. ma ce n'è uno No, simpatico. no, simpatico, beh, non lo so, era intanto che veramente mangiavano una quantità d'aglio Impressionante. impressionante, per cui era anche la distanza era importante anche a livello del dialogo. E poi in molti momenti della giornata avevano una passione per l'alcol che in certi casi creava anche delle difficoltà. Ricordiamo chi era l'allenatore, Il mitico. mitico colonnello Lobanowski, veramente un mito. Purtroppo quell'anno era proprio in una fase calante, non c'era più come dire, quel controllo del gruppo, dovuto anche al fatto che molti calciatori avevano già cominciato a giocare all'estero, per cui c'era chi aveva già contratti da professionista, chi ancora giocava in Unione Sovietica e aveva l'ambizione, per cui c'erano tutta una serie di problematiche che avevano creato anche un po' di diseguaglianze nell'ambito dell'atteggiamento, no, tra gli stessi componenti. Comunque una cosa che mi ricordo in maniera particolare, ci fu un direttore sportivo di una squadra importante che voleva incontrare un calciatore che poi è andato, che è venuto a giocare in una squadra di Italiana. Torino Vabbè, il Torino e non riuscì a incontrarlo perché era sbronzo. era sbronzo. Ah, Sbronzo. benissimo. Dopo questa curiosità ci Io fermiamo. però poi voglio fare una Sì. domanda a Moreno Va bene, dopo, allora eh? facciamo una cosa, prima la pubblicità e poi la domanda. Certo. Vai con la pubblicità.
Sempre qui dal Renaissance Tuscany Resort e Spa, siamo naturalmente nella tenuta del Ciocco per il penultimo appuntamento di Versilia Football Planet Friends. Allora, caro Marco Calamari, volevi formulare una domanda a Moreno Roggi, che abbiamo sempre in linea. Confermi, Moreno, vero? Confermo. Bene. Allora, Moreno, di là che poi riusciremo, no, a fare un nostro incontro nella Val d'Elsa, visto che ci tentiamo. Ascoltami, no, visto che hai fatto un accenno a Conte prima e hai già fatto capire come la pensi, ma io la ritengo questa posizione di Conte, no, nei confronti della società, un qualche cosa di molto grave, e lo dico da interista, dove riconosce una capacità di Conte di fare una variazione rispetto al passato su quella che poteva essere una mentalità, ma che rischia di veramente di buttare tutto a monte, ma anche un suo contratto. Cioè, veramente queste sfumature che legano questi rapporti, contatti, allenatori, presidenti, direttori generali, poi alla fine rischiano di mettere in secondo piano quello che è il valore di un processo sportivo. Come la vedi, Moreno? Ma ve l'ho detto, cioè, quando ci sono dei dissapori io sono sempre per cercare di risolverli dentro le mura di un ufficio e cercare di venire fuori o in una maniera o in un'altra, ma diciamo tirando tutti dalla stessa parte, per quanto riguarda il discorso calcistico, ma anche per quanto riguarda la vita, insomma. Sono per risolverle senza fare diciamo troppo chiasso, ma qui è difficile entrarci e io non ci voglio entrare, perché intanto, voglio dire, la società è composta da persone che l'hanno voluto, che lo stimano, che l'hanno avuto da altre parti, quindi lo conoscono. Lui ha un carattere particolare, come diceva, altri manager che l'hanno avuto da altre parti, all'inizio della carriera, lui ha, diciamo, questi momenti dove ti dice apertamente quello che pensa, che da una parte è un bene, perché tu sai sempre chi hai di fronte, e dall'altra, con un mondo basato moltissimo sulla comunicazione, può creare qualche disagio, diciamo, ambientalmente. Rimane il fatto che è un grande allenatore, che ha raggiunto quello che poteva raggiungere, che probabilmente, usando un modo che io non condivido, però ha cercato di scuotere l'ambiente per cercare di, rimanendo nell'Inter, di raggiungere dei risultati che altrimenti, secondo lui, proseguendo così, è difficile ottenere. Bene. Sentiamo la parola, diamo la parola a Massimo Guidi. Non posso farti che una domanda sulla nostra Fiorentina, perché insomma, premesso che per ora gli americani che sono sbarcati nel nostro calcio non è che hanno fatto sfracelli, parlo di dirigenti chiaramente, di presidenti o di proprietari che vogliamo. Ecco, tu pensi che potremo rivedere, che ne so, nel giro di 2 o 3 anni, una Fiorentina fra le prime 5 o 6, in grado magari di lottare per un posto in Europa League? Ma secondo me il discorso deve essere un pochino più ampio, nel senso, loro sono arrivati da un altro tipo di mondo, loro avevano i Cosmos che non fa professionismo, però hanno la mentalità americana, ma il sangue è italiano, quindi sanno come funziona qua. E vogliono essere veloci nel cercare di fare delle cose che sono importanti, le basi. La base è un centro sportivo che la Fiorentina non ha e che molte squadre italiane non hanno, e fare uno stadio che la Fiorentina non ha di proprietà e che molte squadre italiane non hanno. Non ci dobbiamo dimenticare che loro, nella loro lotta che fanno nel cercare di mettere sulle infrastrutture, cercano di rinforzare la squadra. Cosa voglio dire? Che con il fair play tu puoi spendere una percentuale dei tuoi introiti per comprare giocatori, non di più.
Se tu non crei questi introiti, il proprietario non può mettere dei soldi per comprare i giocatori, le deve mettere per creare le infrastrutture, per creare gli introiti. Allora puoi spendere una percentuale per comprare i giocatori. Se le squadre italiane, non parlo solo di Fiorentina, non fanno gli stadi, ma ce l'ha solo la Juventus o ce l'ha anche altre squadre, queste squadre possono usufruire di introiti che, se gestisci bene lo stadio, puoi ottenere, quindi puoi comprare giocatori. Le altre no. Noi siamo rimasti veramente all'ultimo grado di credibilità da un punto di vista di infrastrutture. In tutta Europa ognuno è proprietario, ogni squadra è proprietaria del proprio stadio e in Italia no, quindi non ne parlo solo per questo, ma è una questo per dire che io credo in loro, hanno una passione incredibile e vogliono metterci, stanno mettendo tutte le forze fisiche ed economiche per cercare di raggiungere quegli obiettivi che ti permettono poi di fare una squadra. Quindi bisogna lasciargli tempo, ma bisogna anche che invogliarli a lottare perché tempo poi dopo non ce n'è più perché loro vogliono far veloce e tutta la burocrazia non gli permette di far veloce e personalmente non vorrei che si stancasse. Mi sembra abbastanza chiaro il concetto di Moreno, cioè praticamente se non si fanno delle Non infrastrutture ci può non si stare. può cercare di insidiare le squadre più forti e più blasonate e soprattutto più ricche che hanno disponibilità ovviamente di scendere sul mercato e di comprare i migliori pezzi. Quindi torniamo ad una risposta alla domanda iniziale che è poi il tema di questo appuntamento. Nel calcio attuale conta di più assolutamente il talento, quindi la bravura del giocatore, poi arriva anche la tattica, l'allenatore e tutto il resto. Sei d'accordo su questa considerazione, Massimo? Ma io guarda, io vengo, insomma, un po', essendo un po' datato, vengo dal calcio, come cioè dal coetanea, dall'epoca di, appunto, di Moreno Roggi, dove c'erano i cosiddetti grandi solisti. A me, non so, ecco, faccio una considerazione che poi vuole essere una domanda. A me quando a volte sento certa gente che dice: ma Riva quanti gol farebbe nel calcio di ora, Graziani, Pulici o Pruzzo o altri giocatori, diciamo, della nostra epoca, Moreno. Ecco, io sono convinto che questi giocatori che facevano 18-20 gol ora ne farebbero 30-35 come fa Immobile. Non so, ecco, questa, sei d'accordo oppure Sono pensi? d'accordissimo. Pulici farebbero gli stessi gol di Immobile, no? Penso. Guarda, mi trovi sfondi una porta aperta con me, perché il talento è talento, c'era prima e c'è adesso. Ora può essere cambiata la preparazione, può essere cambiato le marcature, può essere cambiato tante cose, però considera che una punta veniva marcata a uomo, marcatura a uomo, vuol dire che il mio amico Galdiolo non mollava di un centimetro mai Bettega e che per fare un gol Bettega a Galdiolo doveva non sudare, doveva cominciare a sudare a Torino per venire a Firenze. Quindi ora Bettega secondo me andrebbe a nozze con tutto lo spazio che ha a disposizione per potersi muovere e poter cercare il punto giusto dove poter colpire perché sa che lì arriva la palla. Ecco, te Moreno, qual è stata la tua bestia nera, quella che ti faceva sudare di più? Quella che mi faceva sudare di più in assoluto era naturalmente Causio, che era un grande giocatore, a Torino. A Firenze era, come posso dire, una volta contava molto il fattore casa, il fattore di giocare in casa, e diciamo che io trovavo più forza e più esaltazione e lui ne trovava un pochino meno e quindi mi metteva meno in difficoltà, però a Torino mi ha sempre messo in grande difficoltà. Lui e poi c'era un giocatore che era Salvi del Brescia, che era piccolino, un brevilineo, arrivava Dal in fondo, settore giù. magari Non faceva grandi cose, però cose, però faceva partite. Era una mosca che girava intorno, cercavi di prenderla. Non avevo la pazienza di aspettarla e quindi mi faceva girare la testa.
Egidio Salvi, me lo ricordo nelle figurine della Panini, giocava, se non sbaglio, quei calzettoni abbassati, se non ricordo male. Alla Sivori, esatto. Va bene, Marco, siamo praticamente alla conclusione. Vorrei che tu terminassi questa puntata. Intanto è stata una puntata assolutamente piacevole, perché con due personaggi come Moreno e come Eraldo, Moreno Roggi ed Eraldo Pecci, abbiamo avuto la possibilità di spaziare su più temi. Siamo passati dalla Champions League, siamo passati il campionato italiano, siamo passati dalle problematiche legate al talento, alla tattica, e quando si parla il torneo di Viareggio, con il torneo di Viareggio, assolutamente, per cui, ma quando si parla con personaggi di questo livello è un piacere, per cui io sono stato anche piacevolmente ad ascoltare, che anche vuole essere poi il motivo anche di questa trasmissione e il punto che spero di forza del Versilia Football Planet, far incontrare gente che sa di calcio, il pubblico, il grande pubblico, speriamo di averne sempre di più, in modo tale da apprezzare effettivamente che il calcio è un gioco e che può essere piacevole riviverlo anche passando dal passato al presente per lanciare poi cose future. Nel ricordare la collaborazione con i due quotidiani più importanti della nostra regione toscana, e cioè La Nazione e Il Tirreno, che sono sempre con noi, io vorrei fare una domanda che ha una risposta secca e precisa. A te, Moreno, sei pronto? Quale sarà la squadra italiana che vincerà lo scudetto dopo la Juventus? Mi auguro la Fiorentina. E con questo ti ringraziamo. Ciao, ciao Moreno, grazie a Eraldo Pecci. È una speranza un po' ricondita, ma comunque un grazie naturalmente al nostro Massimo Guidi, a Marco Calamari. Appuntamento alla prossima, alla stessa ora, lunedì, con l'ultimo appuntamento. Saremo a Forte dei Marmi. Ciao a tutti.